Buon pomeriggio a tutti da Pietro Pascedo, dal team di Uptrend Advisory. Benvenuti a questa nuova sessione di Trading Time, la terza della settimana, non l'ultima. Abbiamo ancora giovedì e venerdì di mercati aperti e, come avete visto, abbastanza volatili negli ultimi tempi. Ciao Antonello, ben ritrovato. Ciao Massimo, chiaramente il saluto è esteso a tutti. Come vi dicevo, mercati particolarmente complessi e difficili perché non c'è dubbio, sempre con la consueta sincerità, che questo stravolgimento della dinamica ribassista che era partita lunedì in maniera così piena mi ha sorpreso. Sapete che non uso mai giri di parole, tocca rimboccarsi le maniche, in questo caso cercare di valutare quanto del movimento attuale non sia addirittura un eccesso al contrario, quindi come poteva sembrare eccessiva la prima gamba ribassista partita lunedì, allorquando i venti di guerra iniziavano a spirare sul mercato. Probabilmente siamo passati da un pezzo all'altro, come spesso capita peraltro sui mercati. Adesso siamo un po' all'inseguimento di posizionamenti un po' più intelligenti e più logici, lo facciamo sempre con le solite tecniche che ci sono, che sono garanzia di qualità e di serenità, perché alla fine dei conti ci permettono di trovare sempre il bandolo della matassa. Partiamo come sempre dopo il doveroso disclaimer che presumo abbiate avuto modo di leggere tutti quanti, non mi annoiate, non mi chiedete di leggerlo io in primis. L'ho letto, l'ho visto già troppe volte, come anche voi tutto sommato. Andiamo subito sulla piattaforma operativa, quindi andiamo a vedere un po' quello che è il contesto complessivo del mercato. Vi anticipo subito che pochi minuti fa ho individuato potenzialmente due belle operazioni speculative, ve ne parlo subito in apertura. La prima è questa che vedete, Euro New Zealand, evidente chiaramente il supporto dinamico di cui vi sto parlando, lo vedete, un supporto su dinamica H4, che ha avuto peraltro una buona persistenza perché sostanzialmente siamo al quarto touch di questo supporto. Mi sembra che la precisione con cui il mercato ha rispettato il supporto sia particolarmente apprezzabile, ragion per cui ancora una volta in forma meccanizzata montiamo un super trend. Ho dovuto dare al super trend un parametro molto ampio perché, come sapete, ho cercato di far coincidere l'eventuale posizionamento del super trend con chiaramente il punto di inversione, ossia voglio che uno dei nostri expert ci vada a fare un buy long, in questo caso su questo evidente supporto, idem dica se qualora il supporto venisse violato, sapete le tecniche di breakout sono abbastanza semplici e scontate, vogliamo andare short. Quindi per il momento cerchiamo di cavalcare la dinamica long ed è palese che andremo presto ad approcciare, se tutto va bene, questa prima resistenza dinamica. Qualora le cose non dovessero andare come abbiamo previsto, avremo un immediato stop and reverse ribassista. So che alcuni di voi amano replicare le operazioni, vi faccio vedere i settaggi, nella fattispecie, eccoli qua, nella fattispecie abbiamo avuto, ecco, il super trend è un 7.0, inconsueto come parametro, ma vi ripeto, in questo caso è semplicemente la trasformazione di una intuizione semidiscrezionale a cui segue come sempre il processo di meccanizzazione. Possiamo fare tutti gli studi che vogliamo, ma poi dobbiamo avere un qualcosa di non emotivo e non passionale che ci permetta, eventualmente sbagliamo questa intuizione, di stopparla senza starci a pensare più di tanto. Nella fattispecie ho utilizzato il super trend che conoscete tutti, è un 7.0 molto semplice, 0,1 i lotti perché il nostro conto master è di 10.000 euro, quindi leva 1 su questa operazione, quindi un cosiddetto mini lotto. Non mettiamo stop e target perché in automatico li gestirà il super trend. Questa è la prima operazione di stretto trading che abbiamo gemmato in apertura di webinar. La seconda riguarda ancora un cross cosiddetto sintetico e vede ancora l'euro al numeratore. Trattasi di euro GBP, anche in questo caso palese il wedge all'interno del quale ci stiamo muovendo. Scusate, volevo forse completare doverosamente l'analisi su Euro New Zealand, scusatemi. Quindi, come vi dicevo, il primo target lo identifico in approssimarsi di questa prima resistenza, il target a cui invece ambisco ad arrivare è un po' più in alto, quindi vorrei andare a liquidare magari metà posizione sul primo target per poi andare ad inseguire potenzialmente il secondo livello di resistenza del mercato. Quindi dal punto di vista operativo, quello che ci apprestiamo a fare, abbiamo comprato in buona sostanza. Abbiamo uno stop molto stretto, ricordate l'equilibrio stop target, quindi in questo caso il box di stop è questo, che se paragonato ovviamente al box di target, che è 3-4 volte superiori, rende, come dire, perseguibile e praticabile l'operazione. Sapete che teniamo molto a questo rapporto e non gemmiamo mai operazioni che non vadano a rispettare appunto questo rapporto rischio-rendimento. Dal punto di vista operativo, puliamo un attimo lo schermo, puntiamo a un primo test di quest'area di resistenza. Quindi primo target di brevissimo per chi ha una configurazione molto speculativa sulla propria piattaforma, area 1,64,
Dopodiché cerchiamo l'allungo verso area 1,65, 1,65,10, è un dinamico e quindi verrà aggiornato man mano che il tempo passa. Questa è la situazione, ripeto, Euro-New Zealand, quindi punto indirettamente su un rafforzamento dell'euro. Situazione molto simile anche su Euro-GBP, ha mostrato una debolezza strutturale di lungo termine nei confronti della sterlina, il cable ci è saltato addosso oramai da diverso tempo, in questo momento si è creato un wedge davvero potente, potenzialmente. Come vedete, il nostro supertrend basico, il 5.0, è long, quindi chiamava un'entrata. Anche in questo caso la gemmazione di questa entrata è subordinata chiaramente all'esecuzione con un modulo meccanizzato. Cosa importante, anche qui, rapporto rischio-rendimento direi abbastanza equilibrato, perché è evidente che qui puntiamo a un primo approccio in area 82,50, dopodiché cerchiamo lo strappo rialzista e un'inversione sulla parte bassa di questa prolungata fase di apprezzamento del cable. Franco ci segnala anche uno USD CAD in H4, mi sembra un'operazione simile ad Euro New Zealand. Andiamola a vedere, Franco, approfittiamo di questa tua intuizione, perché no? Ricordo sempre che accetto ben volentieri di guardare i grafici in diretta, purché poi il modello di analisi sia sempre quello condiviso da Trading Time, perché è il motivo per cui voi siete collegati e peraltro sottoscrivete un abbonamento, quindi non voglio portare nessuno fuori traccia. Allora, andiamo a vedere questa intuizione di Franco nella fattispecie. Lui mi dice sul cross USD CAD in H4, è quello che state vedendo, ho un triangolo violato sul supporto dinamico, toccato perfettamente il 50% di FIBO e rimbalzato. Attualmente non vi è pullback, sembra ben direzionato, sono entrato long con un ottimo rapporto rischio-rendimento. Faccio leggermente fatica a ricostruire tutto il flusso operativo, presumo che Franco si riferisca a questa figura triangolare, probabilmente sì, parliamo di questo tipo di situazione, quindi primo target abbastanza vicino, secondo quello ottimale qui, Franco mi conferma a mezzo chat che questa è la figura che sta osservando, direi abbastanza interessante, anche se sono confidente che anche quelle che abbiamo visto prima siano particolarmente potenzialmente performanti. Vediamo comunque perché a quanto pare sì, da un lato si punta su un rafforzamento del dollaro, cosa che sta portando Franco ad entrare long su USD CAD, dall'altro su quello dell'euro, difficilmente potremo avere ragione tutti insieme. Ciò detto, e detto appunto dell'euro New Zealand, che, su cui come vi ho detto apriamo questo box speculativo al rialzo, vado a giustificarvi la seconda potenziale intuizione, questa sull'euro GBP, in questo caso il super trend che abbiamo utilizzato come livello d'ingresso è molto tradizionale, vi faccio vedere ancora una volta i parametri, così potete eventualmente replicare, è un 5.0 come vedete. Anche in questo caso un'entrata pari a un leverage dell'1, quindi leva 1, sapete che siamo molto attenti all'utilizzo della leva finanziaria e anche in questo caso ci aspettiamo due potenziali target, un target intermedio che appunto è l'area 82,50, anche se il tentativo nasce chiaramente, tutte le operazioni di trading sono delle ipotesi che poi dovrebbero, speriamo, realizzarsi. Anche se poi l'obiettivo è assistere finalmente a un ritorno di forza prepotente dell'euro contro il cable. Per quanto riguarda New Zealand, oggi fioccano le vostre domande, non avete la pazienza, andiamo subito su New Zealand dove Luigi ci parla di triplo massimo e pullback, vediamo a cosa allude Luigi, allora, innanzitutto New Zealand è inserito in un contesto, guardiamolo in daily così forse la situazione diventa un po' più chiara per tutti. Allora, è inserito in un contesto Luigi di breakout rialzista. Quindi palese la violazione in questo caso di una prolungata fase di congestione, quindi starei attento in questo caso a lavorare una logica contrarian, come tu dicevi, basata su un triplo massimo. Qui abbiamo rotto un wedge della Madonna, chiedo scusa per il termine, e se l'analisi tecnica non è un'opinione, ha una proiezione davvero molto ma molto potente al rialzo. È pur vero che la violazione del wedge, su cui peraltro qualche giorno fa abbiamo lavorato, non è stata molto pulita, il mercato ci ha ballato attorno abbastanza, che lascia sorgere, chiedo scusa, lascia sorgere dei dubbi al riguardo. Sì, abbiamo, ecco, questa è la situazione che evidenzia anche Luigi, quindi questa potenziale configurazione di massimi in stretta sequenza, il breakout per il momento mi sembra rialzista, probabilmente andrei a subordinare un eventuale ingresso short, basandoci appunto sul fatto che il triplo massimo è una palese e riconosciuta figura di inversione, ipotizzando che questo triplo massimo abbia una valenza. Probabilmente reputerei più prudente attendere il breakout di questa trend line supportiva. Quindi tratterei l'informazione di Luigi come un warning. Luigi
il doppio massimo, un po' sporco, c'è tutto, addirittura abbiamo visto nel passato è un triplo, aspettiamo a questo punto il test della trend line di supporto, che peraltro coincide con la trend line di breakout, quindi avremo un punto nevralgico dal punto di vista strategico. Ragazzi, andremo a fare i conti con questo crocevia di trend line, ed è palese, sono d'accordo con Luigi, che a quel punto se la trend line viene breakata si shorta tutta la vita. Direi che per il momento non è il momento, scusate la distonia, però teniamo d'occhio l'operazione, ringrazio Luigi, anzi gli affido l'incarico di seguirla per noi, sapendo che secondo la tecnica uptrend, finché non abbiamo una doppia conferma, in questo caso abbiamo solo il doppio massimo. Luigi, se non mi fai arrivare anche un breakout o un'altra figura, che sia una divergenza o quant'altro a supporto, l'operazione, come sai, non la possiamo fare. Quindi a te l'onere e onore di segnalarci anche nelle prossime sessioni di Trading Time quella che potrebbe essere una buona intuizione operativa. Federico mi chiede perché su EuroGBP non entro in spread, perché è un tentativo in box speculativo. Federico, qui cerchiamo di fare un mordi e fuggi molto veloce, non ho aspettative di grande profondità che giustifichino la doppia spesa che lo spread trading comporta, e coerentemente sto cercando di farla in maniera secca. Vediamo un po' che cosa succede nelle prossime ore, magari anche nei prossimi minuti a seguire. Scusatemi un attimo, una velocissima pausa. Bene, nella solita sequenza logica che caratterizza Trading Time andiamo a vedere i cosiddetti quattro cavalieri. Allora, ragazzi, il dollaro yen ha una calamita che chiama area 103. Impressionante il movimento di recupero, sorprendente, non faccio fatica ad ammetterlo, facevo fatica veramente a guardarle le quotazioni negli ultimi giorni, però come vedete, innanzitutto si è creato un perfetto canale rialzista di medio-lungo termine, quindi un secondario rialzista in un primario ribassista. Ricordatevi, il primario è sempre questo, quindi un primario short, però in questo momento abbiamo una fase mediana primaria rialzista, rimbalzista, chiamiamola così. Questa fase secondaria rialzista dovrebbe a questo punto andare, anche in questo caso, verso questo crocevia di trend line, dove peraltro, se ci fate caso, con una misurazione quasi millimetrica, arriva anche il nostro expert supertrend. Il supertrend segnala in area 103.026, una potenziale inversione long, e ho proprio l'impressione che il dollaro yen ci voglia arrivare. Faccio notare una cosa, siamo in hedging, abbiamo cercato quanto più possibile di verificare se il mercato non stesse esagerando nel rimbalzo. A questo punto il ritorno di forza del dollaro è così palese che non possiamo ignorarlo, quindi in questo momento siamo in copertura attiva. Faccio notare una cosa, sapete che una matrice fondamentale del metodo uptrend, ancora una volta, l'ascesa è stata caratterizzata da una gigantesca divergenza long. Quindi è impressionante come queste figure tecniche divergenziali ancora una volta vadano a caratterizzare poi l'evoluzione dei mercati. Divergenza long che per i neofiti vado a riepilogare, abbiamo sostanzialmente prezzi che segnano minimi decrescenti sull'asse appunto dei prezzi stessi, viceversa sull'asse dell'indicatore, nel nostro caso un commodity channel index, abbiamo minimi crescenti. È una configurazione sempre di grande qualità, peraltro ne osservate una ribassista in questo caso, eccola qui, vado a rappresentarvi il movimento precedente, peraltro che è stato caratterizzato da divergenza short, ossia commodity channel index in caduta libera, mentre i prezzi segnalavano una fase ascendente dei massimi. È un'anomalia che molte volte si va poi ad estrinsecare in un cambio di direzione imponente. Neanche a farlo apposta c'è un'altra che ha preceduto anche la gambetta ribassista. Vedete, anche qui abbiamo CCA in discesa e viceversa avevamo prezzi in salita. Le evoluzioni di tutte le figure che vi ho anticipato sono state giustamente ribassista la prima, giustamente ribassista la seconda, quindi prima e seconda divergenza ribassiste, neanche a dirlo giustamente rialzista la terza, quindi una figura previsionale veramente di alta qualità. Vi faccio presente che il team di elaborazione di IT di Uptrend sta sviluppando un expert advisor che vada ad intercettare e a rendere operative in automatico queste figure. Sarà una delle evoluzioni più importanti del nostro lavoro, tutto sommato l'unica, se vogliamo, perché sapete che siamo sempre molto affezionati alle strutture che abbiamo costruito e facciamo fatica a gemmarne di nuove. Questa rappresenta però una matrice fondamentale del nostro lavoro, perché sapete quanto il sottoscritto vi martelli su queste
Benedette divergenze rialziste. Stiamo cercando di coniugare l'idea della divergenza a un altro expert barra indicatore direzionale in maniera tale da avere il concetto di doppia conferma completamente automatizzato. Giovanni dice: bella notizia, assolutamente sì, ci vorrà un po' di tempo, ma ci arriviamo come sempre. Quindi, ritornando un po' al contesto analisi tecnica dei nostri cosiddetti oramai battezzati quattro cavalieri, direi fase palesemente riscon confermato dal ritorno di forza del dollaro. Il mercato rimane dollarocentrico. A questo punto tirate un attimino il remo in barca se non siete in posizione, aspettate il test quasi scontato, direi, di area 103, e in area 103 probabilmente ci si diverte, ci divertiamo perché saremo chiamati a prendere una direzione strategica importante. Rimarrà short il dollaro yen? Non lo so, deciderà di girarsi al rialzo, lo seguiamo dovunque voglia andare, noi contro non ci mettiamo. Ok, ciò detto, passiamo quindi al Bund. Bund è bene rifugio, purtroppo per un po' ci dovremo abituare, almeno in questa piattaforma, dei grafici devastati. Sapete che il Bund oramai è in scadenza tecnica a giugno, scade sostanzialmente il giovedì, quindi da oggi stanno quotando la scadenza a giugno. Mi dispiace non potervi aiutare perché in questo caso ho bisogno che il broker mi metta a posto questa evidente anomalia. Qui ci vorrebbe un bel fattore di rettifica, non li monta quasi nessuno per un po'. Ci tocca andare a braccio. Aspettiamo peraltro con l'altra piattaforma, la Pro Real Time, di avere un flusso dati abbastanza consistente per poter analizzare direttamente la scadenza tecnica di giugno, scusatemi. In questo caso purtroppo, come vedete, va tutto a farsi benedire perché perdiamo qualunque forma di leggibilità, sia con l'Expert Advisor, perché non è vero che il Bund ha rotto al ribasso, in quanto quel gap che vedete è lo scambio fra scadenze del decennale tedesco, sia soprattutto anche a livello di indicatori, ATR e quant'altro, perché tutti quanti stanno facendo dei calcoli assolutamente assurdi in questo momento. Quindi quello che posso dire per il momento è un po' di pazienza, uno dei quattro cavalieri viene meno per qualche giorno, a breve vi daremo una situazione più logica e chiaramente più affidabile. Andiamo invece alle stelle di questi giorni, dalle stalle alle stelle, perché la fase risk-off si è del tutto direi affievolita, siamo in risk-on brutale, abbiamo un DAX che dopo lo shutdown seguito ai venti di guerra in Ucraina è andato a fare un perfetto pullback, tecnicamente è ancora in situazione di pullback, lo vedete tutti, oramai sapete riconoscere benissimo un pullback, siete più bravi di me, però oggettivamente non so fino a che punto questa situazione si manterrà in questa fase di stabilizzazione. Vedete che bandiera, che flag il DAX sta disegnando, sta lì da troppe ore, 4, 8, 12, da 16 ore il DAX è in un trading range estenuante di 35-40 punti, situazione assolutamente innaturale, inutile dire che le evoluzioni sono scontate. Se rompe la fascia superiore di questa flag, ce lo troviamo velocemente in area 9.700. Viceversa, non perché a me non piaccia prendere posizione, sapete che sono abbastanza coraggioso, è quasi scontato rivedere arrivare chiaramente una forte pressione al ribasso. A questo punto ci tocca anche costruire un nuovo supporto intermedio, quindi sempre inventario di supporti a nostra disposizione, che ci permetterà, qualora intervenisse una fase potenzialmente di arretramento sul DAX, di non trovarci impreparati quando dovesse appunto andare a testare delle aree di supporto barra resistenza interessanti. Vi ricordo sempre, ma l'ho fatto già ieri, ma approfitto, che magicamente il DAX si è fermato nella fase di massimo ribasso su 61,8 di Fibonacci, altrettanto magicamente in questo momento sta stabilizzando sul 23,6. Palese quindi quanto gli operatori in questo momento stiano facendo misurazioni quantitative importanti, quindi veramente misurazioni numeriche. La cosa che mi piace di più in ottica potenzialmente di arretramento è che questo è un pullback davvero grande quanto una casa. Sarebbe un pullback ribassista, però ragazzi, la forza dell'azionario in questo momento è davvero molto potente. Se è un pullback ribassista c'è da fare un bello strappo al ribasso. Al momento, ripeto, sembrerebbe esattamente il contrario. Infine l'euro-dollaro che palesemente, ricordate, la correlazione negativa fra euro-dollaro e dollaro-yen, non può essere diversamente, il dollaro può tirare solo da un lato, se il dollaro-yen sale, lì il dollaro è al numeratore, quindi per forza di cose, come avete visto, dollaro-yen in salita come grafico, se il dollaro appunto si apprezza, essendo al denominatore contro euro, vediamo un grafico dell'euro scivolare verso il basso. Dal punto di vista operativo cosa dire sull'euro?
Beh, questo supporto non lo vedo sicuramente solo io, lo vedono tutti. Abbiamo poi il supporto di lungo termine più in basso, ma ne parleremo qualora dovessimo andare ad interessare quest'area. Il supporto dinamico di breve è di una chiarezza straordinaria, sicuramente ci stanno lavorando in tanti. Non abbiamo dal Commodity Channel Index aiuti particolari. Scusate, mi sentite? Ho avuto un segnale sgradevole di perdita di linea. Mi date un feedback sull'audio, per favore? Ragazzi, scusate, ho avuto un problema di linea. Ho avuto un problema di linea, mi sembra che stia rientrando. Perfetto, Pasquale mi dice già che mi risente, spero anche voi. Vi chiedo scusa. Come vi dicevo, per quanto riguarda l'analisi dell'euro-dollaro, il quarto dei cavalieri, ecco qui il supporto dinamico di medio-breve termine, con cui faremo i conti sicuramente nei prossimi minuti. Il mercato verrà a testare l'area 1,37, direi con precisione quasi millimetrica, quindi in questo caso coincide sia un supporto dinamico che un supporto cosiddetto psicologico, e lì probabilmente per una sorta di effetto domino ci saranno delle, come dire, delle correlazioni su diverse variabili. L'euro-dollaro è una variabile leader della nostra analisi intermarket, quindi non può assolutamente essere trascurata. Bene, questa è l'analisi dei quattro cavalieri. Velocemente ancora una volta, dollaro-yen attratto verso area 103, sul Bund per il momento ometto ogni commento, il DAX è potenzialmente in perfetto pullback ribassista, so che vi sembra strano sentire una cosa del genere in una fase così bullish dei mercati, però ragazzi, questa è una figura tecnica da manuale di pullback ribassista, un po' estrema, un po' tirata, però
Dal punto di vista pratico non mi sembra di poter dire che sia casuale il fatto che il mercato da quasi 12 ore sta facendo fatica a superare la vecchia area di supporto che ora è divenuta di resistenza. Infine l'euro-dollaro che appunto potrebbe arrivare in area 1,37 e trovare lo spunto per risprintare al rialzo e con un effetto intermarket quasi perfetto direi, avere quindi il DAX che retrocede e il dollaro yen che si prende una bella pausetta. Questa è la situazione dei quattro cavalieri, quindi abbiamo esaminato, sono le 15.58, la parte cosiddetta core di quello che facciamo. Ne approfitto peraltro per ringraziare, siete stati gentilissimi e puntualissimi, devo dire che sono sorpreso dalla qualità delle vostre risposte. Ieri vi abbiamo mandato quattro quesiti abbastanza specifici su delle idee, chiaramente nate anche da sollecitazione da parte di alcuni di voi, sull'ipotesi di apportare dei cambiamenti alla struttura di Trading Time. La cosa più bella e gratificante per il sottoscritto è stato vedere che avete risposto sostanzialmente quasi tutti. La cosa ancora più confortante è stata vedere che siete tutti d'accordo nel non toccare nulla. Quindi faremo ben poco in termini di modifica della struttura attuale, forse faremo qualcosa di aggiuntivo e di, come dire, di migliorativo, ma senza andare ad intaccare quella che per tutti sta diventando una piacevole abitudine per confrontarsi e per scambiare quattro chiacchiere senza tanti, come dire, preconcetti su quello che è il mercato, su come si muove, su quelle che potrebbero essere le strade che andrà a seguire. Arrivo anche sui metalli preziosi, Gabriele, ci arriviamo subito. Giorgio mi dice, ti va Pietro di tirare una trend line sul dollaro yen del 27 gennaio? Dipende dal prezzo, Giorgio. Oramai sono un relatore strapagato e quindi qualunque cosa io faccia la faccia solo dietro l'autocompenso. Se mi offri almeno un gelato la tiro. A parte gli scherzi, dimmi qual è la trend line che vuoi che io tiri dal 27 di gennaio. Dinamica H4 va bene per te? Ok, probabilmente ti riferisci a questa trend line, 27 gennaio. Oh là là, grande Giorgione, grandissimo Giorgione da Torino, bravo. Ok, ti ringrazio per l'aiuto, aiutateci e aiutiamoci, tra virgolette. È una resistenza intermedia, sono d'accordo sulla sua validità, a quanto pare il mercato l'ha anche sentita. L'ha anche sentita, quindi bravo Giorgio, possiamo quindi ipotizzare che qui il mercato prenda una pausa, è palese quanto questa sia una grande calamita, potenzialmente calamità se il mercato ci va anche sopra, però dal punto di vista pratico mi hai dato una chiara giustificazione del perché ci siamo fermati lì. Questa trend line di supporto la cancello via, perché oramai anche come pullback non ha grande importanza, direi per le prossime ore, ringraziando ancora una volta Giorgio per questo supporto, di ragionare in ottica di punto A, oh pardon, mi è scappato. Abbiamo due riferimenti molto concreti. Il canale laterale rialzista che va verso area 103, direi che è abbastanza logico ed evidente. Idem dicasi questa bella resistenza che in questo momento, come vedete, con precisione millimetrica, primo punto di contatto, secondo e terzo, eccolo qua, in questo momento in maniera sostanzialmente millimetrica sta frenando le evoluzioni dei mercati. Bene, grazie Giorgio, data l'informazione di grande qualità sono io che pagherò te per questo contributo. Andiamo avanti, allora abbiamo visto i quattro cavalieri, abbiamo visto che sono posizionati in una potenziale fase in questo momento di scoff, non so se ci avete fatto caso, guardate la sincronia, dollaro yen che disegna candela nera di decelerazione, DAX che disegna candela nera di decelerazione, anche lui, ed euro-dollaro che in maniera magica si allontana dai minimi di giornata, quindi per il momento l'analisi intermarket rimane un tassello importante. Andando avanti nell'approfondimento vi ricordo sempre il grande scenario di lungo dell'euro-dollaro, sapete che è un titolo sicuramente leader nella nostra analisi, ricordate che siamo sotto scacco di questa resistenza weekly in area 1,38,20, 1,38,30, per il momento sta respingendo gli attacchi dell'euro nel tentativo di rafforzamento contro il dollaro americano, ma se viene sfondata ci riporta in area 1,43, 1,43,50. Ritorniamo a guardare con interesse le figure operative che vi ho commentato in giornata, questo è l'euro New Zealand, speriamo che muova i passi nella direzione giusta, quindi come vedete sono confident su un recupero dell'euro, altrimenti non avrei comprato euro New Zealand ed euro GBP, anche su euro GBP cerchiamo in questo caso, in una logica più da spreadatori, un rafforzamento dell'euro contro il cable che ha sicuramente arretrato un po' meno. Andiamo a dare un'occhiata in questo senso al cable, vedete anche lui è inserito in un contesto tecnico direi abbastanza efficace,
Molto bello questo wedge, dal punto di vista della tecnica del breakout si presta a grandi operazioni allora quando andrà a violare uno dei due lati. Vi ricordo a livello didattico che la tecnica del breakout prevede normalmente sul quarto punto di appoggio o comunque entro il quarto punto di appoggio la violazione dei livelli di supporto e di resistenza che vengono a formarsi. Come potete notare siamo al terzo punto di appoggio consolidato sul supporto, stiamo andando a creare la terza resistenza dinamica. Fra un po' questo wedge esplode da un lato o dall'altro e grazie alle tecniche trend follower dovremmo riuscire ad intercettarlo. AUD/USD, anche qui molto bella la situazione di questo canale ribassista di breve termine, guardate con che precisione il mercato lo sta rispettando, è ancora impostata al ribasso, vi ricordo che la mia idea di medio lungo è che AUD/USD, quindi l'ossi, fra un po' farà i conti con area 0,91. Perché? Perché ampliando la panoramica e quindi andando su uno scenario e su un orizzonte temporale più lungo è abbastanza evidente quanto sia in corso, mettiamoci addirittura su un weekly così lo vedete tutto, no, passava lei andava benissimo, ecco è abbastanza evidente quanto si stia combattendo una guerra di giganti, in questo caso vedete la grande resistenza dinamica che ha portato il dollaro australiano a perdere contro dollaro quasi, ripeto, da 1,05 a 0,86, quindi 9 figure, evidente che a questo punto si è innescata una bella divergenza rialzista che ha iniziato a dare la prima propulsione al movimento, questo qui, ora c'è una fase di stabilizzazione su un doppio massimo, molto preciso, evidentemente il mercato sta cercando di andare a recuperare posizioni sull'australiano. Sapete che è importante che l'australiano recuperi posizioni, è un importante commodity currencies con tutte le chiaramente determinazioni che si possono fare in merito a livello di correlazioni, quindi occhio al dollaro australiano perché 0,91 in un modo o nell'altro sembra volerlo andare a vedere. Vediamo anche il cosiddetto Kiwi, quindi New Zealand contro dollaro americano, anche in questo caso ne abbiamo parlato all'inizio, un breakout che oggettivamente e onestamente mi aspettavo fosse più potente, però mi sembra ancora abbastanza tonico e destinato ad apprezzarsi ulteriormente. Un'occhiata anche all'euro contro AUD, quindi in questo caso la nostra valuta contro il dollaro australiano, questo è il target di lungo termine, perché ve lo facevo vedere? Perché se ci fate caso, nel brevissimo, quindi in questa fase tecnica qui, stiamo impattando una grande resistenza dinamica di breve, particolarmente ben costruita direi, vediamo un po' cosa succede nelle prossime ore, è evidente che siamo in un palese breakout ribassista, quindi abbiamo breccato l'area di supporto dinamico di medio-lungo, quindi la figura è palesemente short, vediamo se fa pullback e poi riaccelera verso il basso oppure rompe i recenti minimi e viene velocemente giù. Non lo so, non sono ancora in grado di darvi la mia view specifica su questo titolo ed è il motivo per cui, fra le altre cose, come vedete, sono inoperoso sullo stesso. AUD New Zealand, in una fase di stabilizzazione, ci abbiamo provato l'altro giorno anche in spread ad intercettarla, per il momento non gira al rialzo nonostante una bellissima divergenza rialzista, quindi per il momento la divergenza ha funzionato, in verità il rimbalzo è stato abbastanza inconsistente, vediamo se nelle prossime ore riusciamo a lavorare al rialzo questa operazione. Al ribasso molto vicino il test del supporto, quindi anche in questo caso vediamo un wedge particolarmente esasperato, direi particolarmente evidente, forse il termine più corretto. Occhio alla penna perché qui il mercato quando si muove lo farà in maniera molto potente. Arriviamo a dare una rapidissima panoramica sugli indici, poi passeremo alla piattaforma B. Ecco l'ITA 40 che va a fare il nuovo record storico dell'anno, 20.700 punti, quindi qui possiamo parlare di riscono, riscoff tutta la vita, ma qui i mercati continuano ad inanellare record su record. A questo punto la proiezione dell'ITA 40 è 21.000, Quindi abbiamo rotto il tappo in H4 e probabilmente ci proiettiamo verso i 21.000 punti, ma lo vedremo meglio nella sessione dedicata all'azionario. Un'occhiata allo Standard & Poor's 500 che in maniera invece più timida si mantiene all'interno di questo canale rialzista, è la giornata dei canali rialzisti, ma sono delle figure con cui cerchiamo di intercettare i macro movimenti del titolo, palese di impostazione rialzista di lungo termine, quindi parliamo di un mercato fortemente orientato al rialzo, altrettanto palese quanto in questo caso abbia trovato una piccola area di resistenza, un po' come il DAX sta disegnando una grande bandiera. Molto interessante in termini di proiezioni per noi europei anche l'analisi dell'Eurostock 50, anche qui come sul DAX, ho l'impressione che,
il pullback sul DAX sia sotto pressione, vediamo un attimo. Candela bianca, abbastanza interessante, attenzione, perché guardando l'Eurostock 50 vedo che l'Eurostock, che è una figura molto simile, sta iniziando decisamente a mettere in discussione questa ipotesi di pullback, quindi occhio, mercati forti, forti, forti. Il VIX in questo contesto non può che chiaramente aprire al ribasso o comunque decisamente non accelerare al rialzo. L'altro giorno, come avete visto, si è passati da veramente sgradevoli movimenti di mercato. Gap up, risk off, gap down, risk on, non si capisce più niente, resta da capire da che lato effettivamente ed efficacemente i mercati vogliono andare. Non dovrebbe essere comunque una situazione di mercato ancora troppo particolare. La cosa bella, dice Giovanni, che il dollaro ha appena subito una notizia negativa e invece i mercati volano. In questo momento, ragazzi, i mercati vanno così, cioè c'è poco da fare. Come vi ho detto più volte, ho davvero la sensazione che i grandi money manager non sappiano dove mettere i soldi, perché nell'obbligazionario non ne vale la pena, perché ha dei rendimenti oramai che la sentano lo zero. L'esposizione valutaria, soprattutto sull'obbligazionario americano, tanto meno. A questo punto ci resta nell'azionario, perché paradossalmente in questo momento è meno rischioso di altri mercati. Non so quanto perdurerà questa fase, ma sostanzialmente in questo momento siamo decisamente in una fase tecnica di mercato abbastanza complessa e difficile. Quindi non vi spaventate se in questo momento avete dei dubbi su quello che state facendo, che stiamo facendo, è palesemente una delle fasi più complesse a cui ho assistito negli ultimi tempi. Tranquilli, perché poi, come sapete, alla lunga i mercati ritornano coerenti. Oggi sono ovviamente e palesemente in preda a una dinamica speculativa che però non può durare all'infinito. Un'occhiata al petrolio, anche qui il concetto supporto-resistenza trova una grande gratificazione, guardate che perfezione nel disegnare non tanto la base superiore di questo canale, quanto i supporti in crescita uno dopo l'altro. Ovviamente i supporti sapete come come li costruiamo, nella maniera più tradizionale possibile, primo punto di contatto, secondo e per proiezione otteniamo il terzo. Quindi sapevamo già che qui c'era il supporto del petrolio. Vediamo che cosa succede nelle prossime ore, perché potrebbe essere sicuramente un buon punto di acquisto. Arriviamo infine al gold, che presenta una situazione tecnica tutto sommato molto simile a quella del petrolio. Vi ricordo che il gold a livello daily ha fatto un doppio minimo della Madonna in area 1180, questo ha fatto ritornare palesemente l'appetito verso questo tipo di struttura. Il rimbalzo che ne è seguito è stato potente e ha portato ad impattare la prima resistenza dinamica di lungo, quindi primo target completato, ne è seguita direi una fisiologica fase di arretramento, però non mi sembra che il movimento sia esaurito qui. È evidente che il gold va guardato con grande attenzione perché è un bene rifugio, quindi un gold che in ogni caso non mi sembra che stia perdendo terreno, nonostante la forza dei listini va ad indicare che non c'è un consenso unanime sulla ascesa potenziale dei mercati. Pare che tutti la giudichino un'esagerazione. È evidente però dall'altro lato che se il gold all'improvviso si rompe questo supportino di breve è destinato velocemente ad arrivare in area 1300 e in quel caso la liquidità si trasferirebbe in maniera direi abbastanza consistente sul mercato azionario ancora e magari darebbe quella spinta che sta aspettando. Quindi occhio al gold, questa è sempre una zona come sul petrolio comprabile, però dal punto di vista pratico è evidente quanto sia, come dire, rischioso accumulare in questo momento, in quanto un accumulo sul gold è palesemente illogico e contrario alla dinamica risk-on che si respira sui mercati. Anche il daily, come vedete, vi canalizza, vi evidenzia con chiarezza questo canale rialzista all'interno del quale ci stiamo muovendo e alla cui base inferiore coincide con area 1300 punti. Questa è la rappresentazione, conoscete il mio studio su quello che è stata la fase risk-on risk-off degli ultimi anni, ossia la grande ascesa dei mercati azionari, quindi la grande ascesa dello Standard & Poor's, che è coincisa col grande sacrificio di un bene rifugio come il gold. Il gold ha mostrato da qualche giorno una grande dinamica rialzista. In una prima fase questa dinamica era perfettamente correlata con la prima discesa degli indici azionari. Allo stato attuale, come vedete, siamo in perfetta decorrelazione, quindi anche qui tocca aspettare. Un'occhiata al silver è sempre bellissimo, è probabilmente il grafico che più attira la mia attenzione negli ultimi giorni, mi sto un po' annoiando parlandone sempre, le motivazioni sono evidenti, grande precisione dei supporti dinamici di lungo,
e delle resistenze dinamica di lungo, è evidente che qui dove il mercato brecca si fanno belle operazioni. La teniamo sempre, teniamo il silver sempre sotto stretta osservazione, meccanizzeremo ovviamente l'operazione in caso di breakout, è ancora prematuro perché siamo lontani dal breakout in area 22,50 che per me è un segnale buy, o viceversa dal breakout di area 18,50 che è un sell. Dal punto di vista particolare, pratico, questa è una bella domanda Giovanni, bravo, rispondo volentieri. Dal punto di vista pratico, quindi aspettiamo il breakout ed entriamo in posizione. Giovanni dice, Pietro sbaglio o le macro scorrelazioni stanno a dire che siamo in bolla o in prossimità della stessa? Sono d'accordo con te, mi sembra una buona interpretazione. Questa caduta delle correlazioni intermarket, mi sembra che vada a testimoniare un mercato leggermente drogato e pilotato. Queste sono però considerazioni di massa, banali, dovremmo fregarcene perché dovremmo seguire il mercato dove vuole andare, perché poi sai, con la filosofia purtroppo non si arricchisce l'account presso il broker. Quindi la tua considerazione mi sembra corretta, la sensazione è davvero di essere in bolla, in una bolla speculativa enorme. Dall'altro lato però Giovanni, se salgono compro e se scendono vendi. Sai qual è la filosofia basica con cui lavoriamo. Correlazione euro-sterlina, anche qui vi ho messo su un overlay chart, due grafici in stretto, rilevazione temporale e come vedete per il momento tendono a muoversi abbastanza insieme. Qui abbiamo invece il DAX contro il Gold per farvi vedere come appunto la grande ascesa del DAX sia seguita non una discesa del Gold, in verità questo non posso dirlo, ma sicuramente una fase di stabilizzazione. Questo è importante rilevarlo, perché prima sarebbe crollato il Gold, in passato il Gold sarebbe crollato. Il fatto che stabilizzi, lo ripeto, probabilmente come dice Giovanni, vuol dire che molti sentono la situazione di mercato attuale come una potenziale bolla. Occhio allo USD CAD. Lo seguivamo prima per merito di non ricordo chi, guardate, sta breccando al ribasso, quindi il wedge si sta sviluppando in ottica ribassista, forse anche qui riusciamo a tirare giù una bella parallela, più o meno, no, direi di no, non è molto pulita, non ci interessa, però occhio perché in questo caso siamo in breakout ribassista abbastanza palese. Allora, passo adesso alla piattaforma Pro Real Time su cui guardiamo ancora indici e valute con un'ottica, una dinamica grafica differente, non prima di aver visto velocemente dollaro yen che rimane impiccato in prossimità della super resistenza di Giorgio, la vado a ribattezzare questa resistenza, la chiamo Giorgio Line, Giorgio Resistance, quindi resistenza di Giorgio, eccola qua, Giorgio ora sei nel mio PC, che tu voglia o meno ti vedranno tutti. Grazie a Giorgio abbiamo visto dove si poteva fermare il mercato per il momento, anche se sappiamo che area 103 incombe, il Bund non lo guardo neanche. Qui abbiamo invece un potenziale ancora pullback sul DAX che continua a lateralizzare in maniera estenuante, ma il DAX non è titolo da lateralizzare. Qui quando scoppia questa lateralizzazione lo farà con una violenza mostruosa. E infine l'euro-dollaro che risente chiaramente di questo clima di incertezza, di un ritrovato nell'immediato almeno propensione verso il long azionario e come vedete ritorna a disegnare una candela di incertezza se non di leggera discesa. Danny mi dice, sarebbe da entrare short sul DAX ora? Beh Danny, perché? Sarebbe da entrare long forse. Se dovessimo seguire l'andamento degli altri mercati potremmo dire che il pullback è una nostra pia illusione, perché quando vediamo Milano che fa il nuovo record dell'anno, lo Standard & Poor's sui massimi storici di tutta la sua vita e quant'altro, perché dovremmo andare short di DAX? Probabilmente andremo short di DAX allorquando il pullback assumerà maggiore consistenza violando la base inferiore. Nel dubbio o compri o stai fermo. Questo almeno è quello che io penso. Mi assumo la responsabilità di questa affermazione. Passiamo alla piatta B dove vediamo in forma grafica differente l'andamento di Piazza Affari e Company. Guardate il poderoso breakout di Milano. Parlavo di 21.000 poco fa, siamo a 28, quindi impressionante davvero l'ascesa di Milano che rimane fra gli indici per motivazioni storiche, quello più sottoquotato. Vi ricordo la mia vecchia analisi settimanale, eccolo qui, siamo in breakout evidente della resistenza di lungo, guardate il grafico mensile su cui abbiamo fatto tutto lo studio, no? Di quello che è successo a Piazza Affari negli ultimi anni, le varie bolle. Al di là di tutto questo avevo premesso il target 2013 lo abbiamo raggiunto, lo posso anche cancellare oramai,
Dal punto di vista pratico, vedete, stiamo mettendo il nasino all'insù di questa trend line di resistenza evidente. Ancora una volta faccio notare a chi è neofita di questo tipo di approccio, tutto il movimento è partito da una grande divergenza rialzista, no? Prezzi in discesa e CCA in salita. Questo è un grafico mensile addirittura, quindi potete immaginare la validità di questa configurazione. Anche il precedente rimbalzo era partito su una divergenza long, prezzi in discesa e CCA in salita. C'è poco da dire, Milano ha un appeal straordinario per chi vuole investire in azioni, perché a differenza di indici come quello americano, tedesco e company, che sono comunque sui record storici, Milano, così come la Spagna e la Francia, scontano chiaramente dei dati macro non particolarmente brillanti, quindi hanno degli spazi di ascesa davvero impressionanti. Ritorniamo ad un'analisi però più tradizionale, sempre su scala H4. Ecco il nostro FTSE MIB che ha rotto al rialzo, mi ero messo un bell'allarme, iniziamo a pulire il grafico di cose sostanzialmente inutili, via questa. Possiamo rimanere oramai concentrati su meno riferimenti, decisamente, o andarne a tracciare di nuovi. Quando sarà, se mai sarà, faremo i conti con area 19,9 di nuovo, eccetera, eccetera, eccetera. Per il momento quello che sembra attirare Milano ancora una volta come una calamita è quest'area 21.000. Questa è la resistenza che Milano si appresta a raggiungere. Peraltro veramente sta volando, vedete, siamo a 27,50 mentre parliamo. Andiamo quindi a scalare sulle blue chips e poi diamo un'occhiata, no, approfittiamo per dare un'occhiata anche agli altri indici, così abbiamo una sequenza logica. Questo è Parigi, vedete anche Parigi in prossimità dei massimi di periodo, mentre Milano li ha rotti, Parigi prudentemente, quindi è proprio Milano che è sovraperformante. Vedete, Parigi è ancora di sotto dei massimi dell'anno. Andiamo a dare ancora un'occhiata al DAX di Francoforte, su cui ci siamo già espressi, la famosa possibilità di un pullback o comunque incertezza. Lo Standard & Poor's tira in maniera impressionante, fa nuovi record storici, anche qui vanno adeguate le trend line a quella che è la nuova configurazione tecnica del mercato, va cancellata qualche trend line inutile, imparate ad avere e a lavorare con grafici quanto più puliti possibile, cercate di non farvi distrarre da quello che è stato, ma cercate di capire quello che sarà, e come vedete, guardate, fa spavento lo Standard & Poor's, sembra puntare con decisione verso area 1950. Se questo è il canale rialzista, ragazzi, non sono io che lo dico nei grafici. Quindi finché non rompiamo 1850 si sale ancora. Il Russell, indice importante per i gestori nordamericani, ha invece già toccato quasi la fascia superiore di questo identico canale rialzista e si appresta magari ad innescare un movimento correttivo. Il Nasdaq è meno reattivo di quanto lo fosse in passato, la bolla non è sul Nasdaq, è proprio sul mercato a questo punto. E Wall Street anche lei è abbastanza timida, un modesto meno 0,03, però se ci fate caso è arrivata a contatto di quello che è stato il suo precedente record storico, quindi è sotto resistenza e un indice così tradato come il Dow Jones non viene fatto scappare via con grande facilità. Quindi occhio, occhio perché così come vale quella resistenza dinamica, vale chiaramente l'area supportiva che in questo momento segnala sotto 16.250. Un potenziale ingresso short sul Dow Jones. Da notare, come figura non operativa ma premonitrice, eccola qui, abbiamo una bella divergenza ribassista sul Dow Jones. Commodity Channel Index in discesa e invece massimi relativi crescenti sull'asse del grafico. Giovanni mi dice, ma davvero compri ancora Italia in questo momento? Ma non sono io non compro Italia, lo fai super trend per me. A parte gli scherzi, friend is your friend, chiudi gli occhi, tappati il naso e vagli dietro. Allora, generali in un bel breakout rialzista, probabilmente continua a tirare verso 16,60, è evidente che io faccio fatica a stare dietro i titoli con questa forza. Non dimenticate che sottoscritto fino a qualche ora fa era short, short, short tutta la vita, l'ho scritto, lo ha detto, quindi ora cambiare idea per me non è così semplice. Dal punto di vista pratico però non posso negare che dal punto di vista pratico il mercato in questo momento stia assumendo una chiara configurazione long. Noi andremo sostanzialmente a monitorare la situazione sui singoli titoli, se arriveranno gli stop, arriveranno gli stop, così come abbiamo chiuso in anticipo oggi lo short su CNH e su Generali, perché andavano a compensare invece lo stop loss subito su Fiat. Ragazzi, il mercato non nasce e non muore in una settimana. Dura tutta la vita, noi sono anni che facciamo gestioni e segnalazioni operative, onestamente una fase così complessa di
negazione di un precedente movimento è abbastanza rara. Giovanni mi dice che ha letto le mie analisi e gli risultavano assolutamente condivisibili. Peccato, Anna Giovanni, che fossero sbagliate. Allora, dal punto di vista pratico, 16.50 aspetta generali e direi che c'è la possibilità anche che lo vada a fare, salvo un improvviso blocco della dinamica ascendente. Atlantia rimane palesemente orientata al rialzo e segna un quasi perfetto doppio minimo, che sapete è una potenziale figura, doppio massimo, scusate, è una potenziale figura di inversione, però con un mercato che tira in questo modo c'è poco da invertire. Banca Generali, non so chi di voi me lo chiedeva, eccolo qui, grande wedge in potenziale fase di rottura. E infine, che vi ho detto che arrivavamo a 0,2150 su Monte Paschi di Siena? Dici, ma perché non l'hai comprata? Non l'ho comprata perché non ha fatto 0,17 tondo e oggi ce la vediamo sparare. Il grafico non è stato aggiornato a quello che succede adesso. Queste trend line le avete viste anche gli altri giorni. Fabio ha chiuso con più 140 euro le CNH, mi fa piacere. Quindi, come vi dicevo, eccola qui la resistenza che avevamo tinteggiato, raggiungibile in 2, 3 settimane, bla bla bla. Poi, a dimostrazione che non siamo un mercato serio. All'improvviso una delle peggiori banche esistenti oggi sul territorio fa il più 16,2%, numeri che non ha fatto neanche durante il crollo. La cosa che deve, esatto, è un mercato assolutamente manipolato, la cosa che deve far riflettere sul fatto che un titolo possa guadagnare il 16% quando anche quando hanno trovato amministratori che rubavano e quant'altro perdeva di meno. Questo la dice lunga su che mercato di rubagalline sia l'azionario Italia. Diamo un'occhiata a CNH invece, su cui ero short da diverse ore. Stamattina, perdonatemi, ma prudentemente mi sono messo long, anche perché a un certo punto ho visto una delle mie temute divergenze rialziste e ho detto, ragazzo, porta a casa questo 2,50% di guadagno e ringrazia il Signore. Enel S.p.A. va a fare nuovo massimo storico, ci stoppa, giusto così. L'altro giorno sfioravamo un target di più 5. Fa parte del gioco, questa inversione è mostruosa, non si può controllare, non era controllabile, c'era la divergenza, tutto funzionava benissimo e come vedete in questo momento il mercato ha cambiato idea. Eni SPA a questo punto, se segue la cordata del mercato, ci fa 17,65-17,70 tra pochi minuti, ma vi ripeto, è un titolo su cui ero molto long nei giorni passati, prima che ci fosse l'evento Putin, ribassista, peccato. Perché secondo me è proiettata ad arrivare in area 18,70. Infine Fiat che sfida le leggi di gravità e va a posizionare verso area 8,10, 8,15, dove, si vede meglio su un grafico giornaliero, arriva a una resistenza, meglio ancora settimanale, non so quanti di voi l'abbiano vista questa resistenza, meglio ancora mensile. Eccola qua, vedete dove è arrivata Fiat. Fiat è arrivata su un punto di inversione mostruoso. Di lungo termine, molti sono meravigliati, ha fatto da 4 euro a 8, ha fatto il 100%, tutto è relativo, come si suol dire. Fiat sta breccando questa resistenza di lunghissimo termine, storica, toccherà fare con i conti con un'azienda che credevamo fosse fallita, invece a quanto pare una miniera d'oro. Non lo so, sta di fatto che l'attacco a questa resistenza avrà dei seri riflessi su tutto il mercato azionario, perché non è un assetto in questo momento che può essere trascurato. Ossia, se i fondi per replicare il basket iniziano a comprare Fiat, perché a un certo punto fondi che hanno velocità di esecuzione, di analisi e di ingresso sul mercato decisamente non compatibili con le nostre, quindi lavorano su grafici appunto con dinamica mensile, pensate cosa succede se a fine marzo Fiat, questa candela qui, ve la zoomo all'infinito, eccola qui, la chiude. Al di sopra, per ora è un breakout, falso o vero che sia io non lo so, però per ora è un breakout. Pensate cosa succede se un signore che gestisce miliardi di dollari di fondi, milioni di dollari di fondi, a un certo punto gli arriva dall'alert, dalla sua sala operativa, dice Fiat ha breakato la resistenza dinamica che era in essere dal 1997. Che si fa? Rimaniamo short o andiamo stop and reverse long? Ai posteri largo la sentenza. Lo sapremo da qui a fine mese, perché certe reazioni sono fatte con questa tempistica. Sì, Giorgio, c'è una bella divergenza, però qui di divergenze su Fiat ne abbiamo viste a tonnellate e poi ha fatto i gap up. È fuori controllo. Anche in questo caso, titolo palesemente oggetto di mani forti, attenzioni di mani forti e non è particolarmente controllabile. Cosa dire di Intesa San Paolo? È il miglior bancario che abbiamo, fra le blue chips ovviamente, lo dimostra.
trotto anche questo vecchio canale rialzista che oramai rimane solo una resistenza, e ne ha disegnato un secondo con un angolo di ascesa decisamente ancora più potente e pare destinata a muoversi verso area 2,35-2,40. Luxottica riesce a perdere oggi con questo mercato, tutto dire, meno 1, a me non piace, sporca graficamente, poco scambiata. STM inizia a creare i presupposti per arrivare come Fiat in prossimità di area 7, dove ha una grande resistenza storica. Non so se ricordate, l'abbiamo vista qualche giorno fa, anche STM in area 7 ha una bella resistenza, è questa qui. Quindi occhio, anche qui l'effetto calamita di questa resistenza si sentirà tutto, un titolo peraltro molto trascurato negli ultimi mesi, e quindi è evidente che quel 7 euro per azione non è solo una soglia psicologica. Molto bene anche Saipem, che se sfonda 17,50 crea i presupposti per un allungo verso area 20, 20,50. Snam, siamo ancora short, siamo lì sulla parità, però oggettivamente, vedete, questo domani ci spara qualcosa in faccia se il mercato non si ferma, come ha fatto Telecom, su cui abbiamo sfiorato il target per 0,5 basis point e poi ha fatto due rimbalzi, tre rimbalzi dal 3% l'uno, compreso il più 2 di oggi. C'è da dire che adesso va ad approcciare area 0,88 e dovrebbe fermarsi. Tenaris, questa è pesca sul fondo, buy on dip, cioè siamo veramente sotto, ma sotto, ma sotto, sotto il fondo del barile. Abbiamo però un grandioso supporto dinamico in area 14,75, forse Tenaris è una delle prede che il mercato potrebbe lavorare nei prossimi giorni. Qui c'è da considerare questo, il mercato è alla ricerca di opportunità. Giovanni diceva poc'anzi, come fai a comprare a questi prezzi? Sì, vero, probabilmente fra un po' si inizieranno a comprare ciò che non è salito, perché quando si inizia a comprare in maniera indistinta, non si guarda più l'azienda, cosa ha fatto prima, si cerca qualcosa che è sul fondo, perché dovrebbe, in un concetto di pesca a strascico, venir tirata su anche lei. Un'occhiata anche a Terna, palesemente molto long, c'è poco da dire ancora. Infine Unicredit, la Cenerentola dei nostri bancari, aveva fatto un breakout che avrebbe chiamato gli shortisti di tutto il mondo a vendere, come vedete se l'è rimangiato tutto, adesso addirittura attacca la resistenza di breve e cerca di arrivare in area 6 euro per azione. Cosa dire? Non lo so, però è quello che osservate e vedete sinceramente insieme a me. Questa è l'analisi dell'azionario Italia, quindi al di là di tutto, signori, Milano va a 21.000, che ci piaccia o meno, ci va anche nel giro di domani. Dopodiché non dimenticate il weekend, inizieranno a parlare degli incontri bilaterali, trilaterali, quadrilaterali con Putin, qualcuno tirerà i remi in barca. Però per il momento si sale. Allora, adesso do spazio alle vostre domande, chiaramente in ordine cronologico. C'era un titolo che mi ha chiesto qualcuno di voi poco fa, Sabaf. Intanto scatta un allarme, andiamo a vedere che è successo. Eccola qua, Fiat, ve l'ho parlato un attimo fa, ecco gli 8 euro su Fiat. Scattano gli allarmi su Fiat. Vedete? Cioè, quanto tempo fa ne abbiamo parlato? Un minuto fa? Fiat ha rotto gli 8 euro per azione. Molto, ma molto interessante. Va bene, come vi dicevo, mi chiedeva, scusatemi, bello il mercato comunque, sorprendente ma bello. Mi chiedeva di Sabaf Alessandro, cerchiamo di accontentarlo. Sono le 16:31, quindi iniziamo a volare. Qui non ce l'ho, devo cercare nella mia lista. Alessandro, posso farti solo un'analisi H24, credo, perché forse non ho il flusso in tempo reale su Sabaf. Vediamo un po'. No, mi restituisce il 4 ore. Allora, vediamolo prima sul giornaliero, molto sporca, davvero molto sporca, d'altronde non è decisamente un titolo molto scambiato. Beh, che dire, la prima cosa che vedo è che ti ha fatto il breakout di quel precedente doppio massimo, quindi in questo momento è long, decisamente long. Presumo che tu sia già al rialzo, altrimenti non me l'avevi chiesto. In quest'ottica, se ti va bene, arrivi a 24 euro per azione, a parte gli scherzi, adesso non vorrei dire troppe stupidaggini oggi, ne ho già dette abbastanza. Allora, hai un bel tappo in quest'area, perché come vedi l'area oggetto di breakout allo stato attuale è stata anche in passato testata più volte. Allarghiamo un po' l'analisi grafica, perché così è ancora molto sporca la situazione. Andiamo su un'analisi di lungo. A parte le battute, l'analisi di lungo denota con chiarezza l'area supportiva,
l'area di resistenza. Iniziamo a parlare di tazza con il manico, dice Federico. Benissimo, divertitevi con queste cose. Io quella che vedo è semplicemente una breakout di una resistenza che all'epoca era molto inclinata, e da quel momento in poi il titolo ha iniziato ad inanellare un bel rialzo. Non vedo oggettivamente aree intermedie di supporto resistenza che ci possano aiutare. In questi casi consiglio come sempre di usare Fibonacci, misuriamo l'ultimo movimento ribassista, proiettiamo il tutto e ti dico che a mio parere Sabat fa una prima interessante resistenza in area 15,07 dove incontra il 38,2 di Fibonacci, successivamente 17,50. In ottica a 4 ore, quindi nello brevissimo, vedi come sporco il grafico, faccio davvero fatica ad analizzarlo, quindi ti ribadisco l'idea di poc'anzi e quindi ritorno sul grafico settimanale, potrebbe continuare il recupero verso area 15 e poi 17,50, solo perché vedo dei livelli di Fibonacci, perché credo che anche tu possa condividere con me, il grafico è molto pulito, però non ha creato una logica di supporti e resistenze tali da permettermi di fare un'analisi un po' più approfondita. La caratteristica di questo grafico, comunque, è questo grande wedge, guarda, sei in una bandiera enorme e l'analisi tecnica dice che se rompi questa bandiera, ti farà piacere se sei long, ma se rompi questa bandiera devi proiettare un rettangolo al rialzo. E quindi, boh, in bocca al lupo. È un titolo, ripeto, un po' sottile e faccio davvero fatica ad analizzarlo meglio. C'era poi una domanda di Renato che saluto sugli OX. Andiamo a dargli un'occhiata. Dopodiché, ragazzi, mi si è esaurito, la voce è finita, quindi vi toccherà lasciarmi andare. Non ce l'ho qui, lo aggiungiamo. Certo che analizzo sempre 822.000 titoli, ma ne avete sempre uno che non ho analizzato. Avete questa forza? So che mi mettete alla prova la mia età. Allora, andiamo sugli OX, partiamo sempre con un settimanale, perché? Perché vediamo subito la struttura portante del titolo, che in questo momento è questa. Scaliamo in giornaliero, OK, e andiamo sul nostro 4 ore a questo punto. Benissimo, allora avevamo già tracciato questa trend line di resistenza, breccata poi effettivamente al rialzo, quindi avevamo già un riferimento. Direi Renato che nel brevissimo devi attendere appunto la rottura di questa fase, anche qui a bandiera, è una flag anche questa, lo vedi? Dal punto di vista dell'analisi tecnica è palesemente una figura di continuazione, non è una figura di inversione, i movimenti a bandiera o triangolari vengono definiti figure di continuazione. Questa potenzialmente è una figura di continuazione che ha speranza di successo se hai un close, in questo caso a 4 ore, superiore ad area 31. In quel caso la figura si caratterizzerà come a lungo, fase momentanea di distribuzione, a cui segue un nuovo a lungo. Quindi questa è l'idea che ho al momento. Stop loss ovviamente in caso tu vada sotto 29,50 chiusura H4, perché in quel caso fallirebbe questa potenziale figura di continuazione e il mercato non ti lascerebbe scampo. Questa almeno è la mia idea. Non so se Renato avevi bisogno di un ulteriore approfondimento o stavi cercando di interpretare qualcosa di particolare. Pare proprio di no. Bene, signori, vi lascio con i quattro cavalieri, non vi annoiate, ma sono quelli importanti per noi. Vedete, la resistenza Giorgio ha funzionato benissimo, veramente spettacolare, grande, grande Giorgione. La resistenza funziona e sembra per il momento arrestare la potente ascesa del dollaro americano. Il DAX rimane in una zona di incertezza che, ripeto, non può durare all'infinito, quindi non sarei sorpreso se all'improvviso ci troviamo un DAX che inizia a strappare, a correre come un dannato. L'euro-dollaro immediatamente approfitta del calo di forza e di attenzione verso il dollaro per mettere un attimino la testa all'insù. Vediamo le nostre operazioni di oggi, euro-New Zealand, siamo ancora lì, niente di particolare. Idem dicasi euro-GBP, per il momento non ci premiano, lo sapremo domani. In bocca al lupo, buon trading, scusate se vi abbiamo annoiato, ma soprattutto vi ringraziamo ancora tantissimo per le vostre esaustive, puntuali, velocissime e complete risposte. Buona giornata, in bocca al lupo col trading e occhio perché i mercati sono davvero molto, ma molto direzionali. Ciò che non capite non merita la vostra attenzione, non merita di essere tradato. Non abbiate fretta e salvate il patrimonio. Ciao!